Quale sarà il futuro delle banche online? È un tema che ci interessa molto su Affari Miei, ne ho già parlato in tante occasioni e in questo video ti voglio riproporre una chiacchierata che ho fatto con Mariano Spalletti, che è responsabile italiano di Quanto, che è una nota banca che serve soprattutto liberi professionisti e imprese. Con Mariano ho chiacchierato di questo tema durante Personal Finance Weekend, il primo e storico online summit sulla finanza personale organizzato da Affari Miei durante l'estate 2020, che se non hai avuto modo di vedere, appunto, ti ripropongo solamente nella versione di questa chiacchierata, in cui appunto ci poniamo tutta una serie di domande sul futuro delle banche, su come si evolveranno le banche online e soprattutto su quali saranno i servizi bancari di cui disporranno nei prossimi anni i consumatori. Fammi sapere che cosa ne pensi e buona visione. Siamo in compagnia adesso di Mariano Spalletti di Quanto. Ciao Mariano e benvenuto su Affari Miei. Ciao Davide. Benvenuto. Quanto, per chi di voi non è nel business, non svolge, diciamo, un'attività per cui si è manifestata la necessità di avere un conto aziendale, Quanto è una startup molto interessante che è nata in Francia e che si occupa di fornire conti ad aziende e liberi professionisti. Mariano, prima di presentarti, ci tengo a dirti un attimino come funziona il format di Personal Finance Weekend. Prima di far presentare ogni ospite, io sto dicendo sostanzialmente perché ho invitato ognuno di voi, no? Che è un po' il mio modo per introdurvi e poi lasciare lo spazio proprio per presentarvi. Nel tuo caso, perché ti ho invitato? Ti ho invitato perché ci siamo conosciuti ovviamente per ragioni di carattere professionale, perché ovviamente io sono un addetto ai lavori del settore finance in Italia, ovviamente intrattengo relazioni con tutte le aziende, le attività che offrono prodotti o servizi nel settore, le recensisco se non altro, molti di voi mi hanno conosciuto come Affari Miei perché le recensisco. E in questi 2 giorni dove stiamo affrontando vari temi che hanno a che fare con la finanza personale, ho pensato che il tuo intervento potesse essere molto utile per chi ci segue, perché ci può aiutare in questa fase storica in cui parliamo tanto di quello che sarà il futuro, di quello che sarà il mondo post-Covid-19 probabilmente. Il tuo intervento, il tuo punto di vista, ho pensato che potesse essere molto utile per capire come cambieranno le banche e come cambieranno in generale i servizi finanziari con cui ogni giorno noi quando investiamo, quando risparmiamo, ma quando anche semplicemente facciamo la spesa, ci interfacciamo. Ecco, quindi questa è la ragione per cui ti ho invitato. Lascerei però a te l'onore e l'onere di dire chi sei, oltre ad essere, diciamo, il country manager di Quanto Italia e presentare meglio Quanto magari per chi non conosce ancora il servizio. Sì, allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, è sempre un piacere avere l'opportunità di chiacchierare con, appunto, un addetto ai lavori, qualcuno che di questo ambiente ne sa, visto che appunto lavori in questo ambito da diversi anni. Come dicevi tu, io sono il country manager Italia di Quanto, che è una fintech che ormai è stata lanciata da circa 3 anni, ma che è in rapidissima espansione a livello europeo. Il servizio che noi offriamo è un conto business 100% online. Quindi, essendo un conto business, ha come target di mercato soltanto PMI e professionisti, quindi non serviamo il verticale del private consumer, quindi consumatori privati. La startup, in altri paesi, nasce con una mission chiara, cioè quella di creare la banca che tutti i business amano. Ed è stata lanciata da Alex Pro e Steven Ali, che sono due imprenditori che già avevano lanciato la prima startup prima di questa esperienza, hanno fatto una exit, quindi l'hanno venduta. E durante quella prima esperienza di startup hanno vissuto qualche cosa che poi in realtà, diciamo, vivrò anch'io sulla mia pelle, cioè sono resi conto che il conto business, i servizi bancari che gli erano stati offerti dalla loro banca non erano per niente allineati con quelli che erano le loro aspettative e le loro esigenze. E quindi fondamentalmente hanno detto, vabbè, a questo punto lo inventiamo noi a banca, visto che lanciare una banca è facile, facciamocela noi. E hanno, diciamo, sono buttati in questa avventura, hanno iniziato a lavorarci nel 2016 e nel 2017 lanciano la prima versione del prodotto in Francia, quindi 2017, luglio 2017, meno di 3 anni fa. E in meno di 3 anni ci troviamo qua, diciamo, in 4 paesi, dopo aver ottenuto i finanziamenti per oltre 136 milioni di euro da dei venture capital, diciamo, di primo livello, perché comunque hanno investito in Quanto Valar Venture, che è il venture capital che è stato lanciato da Peter Thiel, che è il co-founder di PayPal, quindi qualcuno magari di fintech ne capisce qualcosa, ma adesso anche nell'ultimo round C che abbiamo chiuso hanno investito anche investitori come Tencent, che è il principale investor di WeChat, e DST.
Global, che era stato tra gli investitori di Facebook, di Twitter, di Alibaba, quindi comunque è un portafoglio di investitori abbastanza importante. Abbiamo lanciato in Italia un annetto fa. L'Italia è il primo paese a livello internazionale, perché conto dopo la Francia è stato lanciato in Italia, Spagna e Germania. L'Italia è il mercato più forte, dove evidentemente c'è un bisogno sotto pelle, diciamo, anche perché appunto i servizi bancari in Italia per il business non sono per nulla sviluppati come in realtà negli altri paesi europei. Niente, siamo molto contenti perché già anche in Italia abbiamo tantissimi clienti nell'ordine delle migliaia, abbiamo già transato oltre 300 milioni di euro. Ricordiamo che è una startup, siamo nati da zero, meno di un anno fa, adesso abbiamo fatto il compleanno. Quindi comunque c'è sempre il tempo di setup, non è che parti subito a razzo nel nuovo paese. Però siamo estremamente contenti perché i nostri clienti sono molto soddisfatti del servizio, non facciamo altro che fare release di novità. Quindi abbiamo lanciato l'IBAN italiano in meno di un anno e non è stato facilissimo, abbiamo stretto delle partnership importanti per avere il credito, quindi per riuscire a erogare con determinati scontisti dei servizi di credito ai nostri clienti. Abbiamo stretto delle partnership per aiutare anche le start-up in fase di lancio, di nascita, perché ovviamente quello è un momento delicato, devo creare la mia società e devo aprire un conto business, e abbiamo tantissimi progetti, insomma, per i prossimi mesi. Bene, è una storia molto interessante. Tra l'altro, io prima ancora di conoscerti, quando ho visto, insomma, il progetto prendere piede in Italia, ho visto le prime pubblicità, insomma, sono stato subito probabilmente tra i primi early adopter del servizio, ma Non perché ricordo. appunto sentivo, ti ricordi, sentivo come tanti imprenditori la necessità di avere, diciamo, un servizio che fosse all'altezza. Io ricordo ancora che sono rimasto proprio basito qualche anno fa quando incontrammo per la prima volta la referente dei conti business della banca, insomma, che abbiamo tuttora adesso in Italia. E parliamo del primo gruppo bancario italiano, non facciamo nome, ma si capisce. E mi ricordo ancora che rimasi impresso quando facemmo fatica a spiegargli che lavoro facevamo, ma poi a un certo punto, quando gli spiegavamo che c'erano dei clienti che compravano dei servizi con PayPal, eccetera, quell'altra parte non sapeva cosa fosse PayPal, che se ne parlo con mia nonna che ha 80 anni e ha fatto la terza elementare, forse va bene, però persone che si occupano di business in banca in Italia non sapevano questo. Oltre a tutti, diciamo, i vari disservizi e i vari problemi che chi ha un'azienda e si rapporta, insomma, con le banche, conosce benissimo, piattaforme spesso abbandonate a se stesse, è un rifiuto proprio di base nel prendere le aziende. Chi ha un SRL, soprattutto per trovare un conto bancario in Italia, fa fatica e paga tanto spesso per avere dei servizi inefficienti. Quindi, quando ho visto, prima ancora di conoscerti, ho detto: ah, finalmente, anche se non è conto, creeranno un mercato, perché c'è un mercato. In effetti, mi stai confermando che l'Italia vi sta dando proprio delle soddisfazioni, perché c'era una domanda già prima che arrivaste, secondo me. Sì, no, ma guarda, hai toccato alcuni punti abbastanza interessanti perché che poi tra l'altro non sono neanche scontati. Ora, probabilmente tu hai un'audience molto variegata perché ti occupi sia di B2C che di B2B. In questo caso l'hai visto sulla tua pelle, però io invito chiunque ascolta, diciamo, vedrà questo intervento nel considerare che sono due segmenti completamente diversi e il segmento business è rimasto molto indietro rispetto al segmento, diciamo, al private consumer. Le banche negli ultimi anni sono concentrate nel servire due tipologie di clienti: i clienti consumer, perché ovviamente per un tema di volumi, e i clienti corporate. Però c'è un pezzo, diciamo, di mezzo, che sono le SMEs, quindi i liberi professionisti e le piccole e medie aziende, che sono rimaste totalmente sguarnite dal punto di vista dei servizi, sono state sottoservite alla grande. E io ripeto, quando ho detto poco fa, ho accennato che io stesso l'ho visto sulla mia pelle, è perché prima di raggiungere Conto come country manager avevo lanciato la mia startup. Anch'io sono caduto dalle nuvole, cioè era un qualcosa, non mi sei mai aspettato di non avere un'applicazione sul telefono, di dover fare tutte le operazioni dal computer col token. Io praticamente procrastinavo alla fine del mese qualsiasi, e ne dovevo fare pochi comunque, però procrastinavo alla fine del mese tutti i pagamenti perché fondamentalmente era una perdita di tempo. Quindi, diciamo, l'obiettivo di fare una banca, di creare una banca per il business è di fare lo stesso, fare in modo che le aziende possano risparmiare del tempo per potersi concentrare sul proprio core business, perché poi i servizi finanziari, così come i servizi di contabilità, sono tutti servizi che dobbiamo per forza, diciamo, non erogare questo, dobbiamo per forza fare. Queste attività sono le attività che dobbiamo per forza svolgere, ma che di fatto sono le attività di supporto, non è che portano del valore aggiunto al mio core business. Quindi più tempo perdo su queste cose, perché per tempo perso, meno posso concentrarmi nel creare effettivamente valore. Quindi sono assolutamente d'accordo con te.
Esatto. No, infatti è un'esperienza che ho vissuto e mi fa piacere, insomma, che poi abbiate pure un po' aperto il mercato, perché nel frattempo, insomma, ho visto anche altri player affacciarsi. Ascolta, Mariano, io come ti ho detto nell'apertura, ti ho invitato perché secondo me il tuo parere da addetto ai lavori su questi temi può essere molto utile per capire dove andrà in generale tutta la industria finanziaria e il mondo del banking. La maggior parte di noi, di quelli che seguono affari miei, insomma, sono, diciamo, privati, ma ci sono anche molti liberi professionisti, molti imprenditori, ma soprattutto molti, oltre ad essere privati, quindi avere dei rapporti con la banca e con le piattaforme di investimento, sono investitori. Quindi ovviamente sapere dove andrà una parte rilevante della nostra economia, come diciamo il mondo della finanza, è sicuramente utile anche per ragionare da investitori. E partirei con una prima domanda che in realtà si allaccia a un video che ho pubblicato su Affari Miei ormai a inizio 2020, probabilmente, quando parlavo del conto a zero spese. Ho fatto un video qualche mese fa dove, riassumendo, che cosa dicevo? Che alla luce del periodo storico che stavamo già vivendo prima del Covid-19, quindi enorme immissione con il quantitative easing a livello europeo, ma anche a livello americano adesso, di denaro nell'economia, tassi bassi, che cosa stava succedendo praticamente? Che per le banche diventava difficile, proprio per un fatto di business, senza entrare troppo nel tecnico, diventava difficile continuare a dare il conto a zero spese a cui ci eravamo tanto abituati, soprattutto come privati, non tanto come aziende, nel corso degli ultimi anni. Alla luce, diciamo, della tua esperienza di ormai uomo del mondo del banking, perché ovviamente fai parte di questo settore, credi che il conto a zero spese, che è una cosa che piace tanto ripetere alle persone, è anche una parola che cercano tutti su Google, pensi che sia morto, oppure magari questa tipologia di offerta potrà ancora, diciamo, far parte delle nostre vite nei prossimi anni? Ok, ti rispondo con dipende, però adesso te la strutturo questa risposta. Allora, se vogliamo rimanere con un focus sulle banche tradizionali, sono abbastanza sicuro, diciamo probabilmente al 101% che sia morto il conto a zero spese. Semplicemente perché, posto che, come dicevi anche tu, c'è da fare una distinzione tra conto privato e conto business, i conti business sono sempre stati a pagamento, però magari ci andiamo a chiosa il discorso e ci arriviamo. Oggi qual è il discorso? Cercando anche di semplificare e diventare troppo tecnico, fondamentalmente le banche hanno un'eccedenza di liquidità e l'eccedenza di liquidità che non gli serve per l'operatività, diciamo, strettamente necessaria, la devono mettere in banca centrale e la banca centrale applica i tassi negativi. Le banche fondamentalmente hanno dei costi su questi tassi negativi, ovviamente, quindi come possono rientrare in questi costi? O applicano i tassi, cioè hanno due strade, o applicano i tassi negativi anche loro, facendo scappare i clienti tendenzialmente, oppure quello che preferiranno fare, così come hanno iniziato già a fare, applicare delle commissioni ai conti, cioè è molto lineare, molto semplice questo discorso. Ora, perché io penso che le banche tradizionali non hanno alternative? Innanzitutto abbiamo visto dei player di riferimento anche al mercato italiano, anche addirittura dei player che erano nati digital, quindi che erano un benchmark di mercato e praticamente un modello di riferimento, no? Anch'io non faccio nomi, però anche là sarà abbastanza chiaro perché ce ne sono pochi di questo tipo. Che si erano messi in evidenza per la semplicità, proprio per avere un modello del tutto digital, cioè facilità, semplicità di utilizzo online e dei costi zero. Anche questo istituto di credito, adesso, di cui sono cliente tra l'altro, ha iniziato a applicare già un canone mensile, appunto un conto consumer. Un canone mensile di circa 4 euro, quindi non si parla di 1 euro comunque, già non è tantissimo, però tendenzialmente da 0 a 4, un pochettino la differenza ne fa. Quindi se l'ha fatto questo tipo di player, non vedo come non possano farlo altri tipi di player che sicuramente sono meno efficienti di lei, di lui, non so come definire una banca di lei. Però qual è il problema? Che mentre, cioè diciamo, il tema non è soltanto il costo che queste banche hanno per il discorso dei tassi negativi, il problema è che questo costo si va ad aggiungere ad altre cose che già di fatto non funzionano per le banche oggi, quindi non hanno modo di sgravarlo da nessuna parte. Se pensiamo alla struttura della banca, la banca oggi diciamo, ha un modello che è un po', viene da dire, quasi anacronistico, nel senso che è basato sul funzionamento di filiali. Quando oggi si sta andando da tutt'altra parte, cioè oggi abbiamo già un 35% del mercato che è composto da millennials e Gen Z, quindi da nativi o quasi digitali, tendenzialmente in filiale
Ma non è che non hanno bisogno di andarci, non ci vogliono andare perché hanno altre cose da fare, hanno altre prerogative. Senza contare che comunque ci sono diversi altri milioni di persone che rientrano nella fascia 40-55 anni, quindi generazione X, ma che comunque sono molto familiar, cioè sono molto diciamo, abituati a utilizzare i servizi digitali. Quindi fondamentalmente oggi pochissime persone vogliono ancora andare in banca. Però c'è cioè, il filiale, ma la banca, avendo la filiale, ha dei costi di real estate, quindi affitto di locale, ha dei costi del personale, quindi di per sé ha una struttura di costi che non va bene. Dopodiché altre due difficoltà la banca legata al suo modello di business, perché la banca cosa fa di solito? Prende i depositi dei correntisti, prende questi soldi e li investe in qualche modo, quindi li dà alle aziende o li investe in servizi finanziari appunto per i clienti che li vogliono investire. Le banche hanno un doppio problema. Cioè, per niente hanno un problema un pochettino su tutti gli assi, quindi hanno un problema di raccolta, perché hanno comunque dei costi di acquisizione dei clienti enormi. Hanno un problema di retention, perché non è che creano fidelizzazione ai propri clienti. Ora, c'è uno studio che ho già citato qualche mese fa, di Bain & Company, che è uno studio del 2018, che fa vedere come l'82% degli italiani si fidi di più almeno di una tech company, quindi una GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, rispetto alla propria banca, tendenzialmente. E questo ci fa capire che cioè, noi che siamo abituati ad avere in mente un modello molto tradizionale, essere molto legati alla banca, forse non è più così. Quindi forse anche le banche hanno perso questa trust molto importante su cui fondavano di fatto il loro vantaggio competitivo. Dall'altro hanno le banche anche un problema di investimenti, cioè un problema di impiego del capitale, che devo dire non dipende soltanto da loro, dipende anche dal sistema, diciamo, Italia, dal sistema legislativo, dai vincoli che comunque vengono messi anche alle banche. Però tendenzialmente tu come imprenditore lo saprai, per ottenere un prestito da una banca non è proprio la cosa più lineare del mondo e più rapida del mondo, devi presentare una serie di documenti, c'è l'istruttoria, ci sono i tempi tecnici di diverse settimane. Quindi di fatto comunque sono molto lenti. Dall'altro, quindi c'è molta burocrazia e molta lentezza. Dall'altro, comunque c'è molta poca trasparenza, cioè, diciamo, no, non riescono neanche a dare dei servizi, per esempio, delle possibilità di investimento, soprattutto ai piccoli investitori. Se io penso a una persona che ha, non so, in banca milioni di euro, per dire, è ovvio che avrà un personal banker che lo segue ovunque per aiutarlo a ottimizzare i propri investimenti. Ma se io ho una persona che ha 2.000, 5.000 euro, queste persone diciamo, vengono servite a malapena alle banche dal punto di vista degli investimenti. C'è una grossa asimmetria informativa. Diciamo che queste sono le persone che tendono di più a mantenere posteggiati i soldi nel conto corrente, tendenzialmente, che è poi è un circolo vizioso. Perché oggi, almeno vabbè, a fine 2017, l'ultimo dato che ho in mente è che c'erano 1.400 miliardi di risparmi degli italiani posteggiati nei conti correnti. Posto che questi soldi potrebbero tranquillamente essere messi nell'economia reale e aiutare appunto a stimolare gli investimenti. Ma dall'altro, come dicevamo all'inizio, rappresenta una specie di circolo vizioso, perché poi questi sono i soldi che non servono alle banche per l'operatività ordinaria, che devono mandare in banca centrale e su cui pagheranno i tassi negativi. Quindi insomma, vedi che c'è un circolo vizioso. E quindi tendenzialmente, se metti tutte queste cose insieme, capisci che non vedo vie di uscita per le banche. Anzi, io penso che le banche che non riusciranno a innovare diciamo, a collaborare con le fintech, buona parte sono destinate proprio a scomparire nell'arco dei prossimi 5-10 anni, se vogliamo andare un pochettino lungo, anche perché ci sono le big tech che stanno bussando alla porta dei servizi finanziari, là diciamo, ci sarà da divertirsi, ovviamente. Sì, no, infatti la penso come te, nel senso che nel video che poi ho pubblicato inizio anno dicevo esattamente questo. Poi io parlo soprattutto agli investitori, perché in realtà ho scritto qualche tempo fa un articolo dove dicevo: per la tua banca non conti un C, puntini sospensivi, abbiamo capito. E, in cui appunto spiegavo questo e ti dirò: in realtà, in base alla mia esperienza, non sono solo quelli che hanno 2.000 euro, ma anche quando ne hai 80, 100, 120, che pensi di averne tanti, in effetti sono tanti soldi. In banca non è che trovi tutto questo grande servizio, se non nella maggior parte dei casi una rete di vendita messa sotto pressione che deve assolutamente venderti i prodotti della industria del risparmio gestito, perché è l'unica linea di business che in questo momento funziona per le banche, ma funziona in realtà molto meno per gli investitori. E i miei studenti avanzati, insomma, lo sanno benissimo. Infatti, io parlo sempre di utilizzare la banca come strumento e non essere strumento della banca, perché se diventiamo strumenti della banca, molto spesso non dobbiamo affidarci alla buona fede di quello che abbiamo di fronte, che non è sempre un fatto scontato. Ecco. Conti zero spese quindi saranno molto difficili, almeno per le banche tradizionali. In realtà hai già introdotto alcuni elementi che avrei voluto chiederti con la domanda successiva, cioè a mio parere dall'esterno, da appunto persone che osserva i mercati e investitore, oltre che fruitore, voglio dire,
le banche hanno un enorme, almeno quelle tradizionali, hanno un enorme problema di modello di business. Cioè, io quando vedo una piattaforma, una banca, ma anche quelle, diciamo, che siamo abituati a definire moderne, italiane o straniere, a volte mi chiedo come facciano a stare in piedi, perché in realtà c'è un problema nel modello di business. Ho partecipato anche a qualche seminario, insomma, più di addetti ai lavori del mondo bancario, e ho visto che è un tema all'agenda, insomma, almeno di chi pensa all'interno di quel settore, di chi prende le decisioni strategiche. Visto che questo modello, almeno a mio parere, mi sembra di capire anche a parere tuo, ha delle difficoltà, uno, chi pensi che riuscirà a salvarsi? E due, soprattutto voi, che comunque siete nella stessa industria, siete nella industria bancaria, in cosa vi differenziate e come pensate di stare sul mercato da qui ai prossimi 10 anni? Sì. Sì, allora, esattamente un pochettino il punto che toccavamo prima. Io penso che i tre assi su cui concentrarsi del perché le banche fondamentalmente oggi sono in difficoltà sono quelli che diciamo prima: una struttura inadeguata, una difficoltà in ambito, diciamo, lato raccolta, e comunque difficoltà o limiti anche nel lato diciamo degli impieghi, no? Raccolta impieghi. Noi, così come altre realtà innovative, in realtà abbiamo un modello di business leggermente diverso. Innanzitutto le banche poi fanno tutto, cioè le banche si occupano di tutto, della raccolta, di tutti i tipi di investimenti, di tutti i tipi di risparmio. Effettivamente poi, se non sei più specializzato, oggi fai fatica un pochettino perché i margini sono molto abbassati, devi essere praticamente specializzato, devi essere bravo in tutto. E capire, cioè, saprai meglio di me che è impossibile, o comunque molto difficile essere bravo in tutto. Diciamo che noi abbiamo un modello di business completamente diverso. Dico il nostro modello di business, tanto che tu lo conosca abbastanza bene, però noi abbiamo dei piani, come diciamo noi siamo un conto business, quindi abbiamo dei piani a pagamento con dei costi estremamente trasparenti ma estremamente semplici. Cioè abbiamo un piano da 9 euro, un piano da 29, un piano da 99 in base alle esigenze, quindi abbiamo un costo del piano mensile, guadagniamo dall'interscambio, quindi ogni volta che viene utilizzata una carta conto, visto che noi siamo una issuer bank in questo caso, siamo una issuer di carta comunque, guadagniamo una percentuale lato merchant, quindi dal business, che lato merchant è colui che offre il servizio, quindi non sui nostri clienti ma dall'altro lato, e poi abbiamo ovviamente un revenue sharing con dei partner, a seconda appunto delle partnership che mettiamo in campo. Il nostro modello di business funziona, diciamo, siamo molto specializzati e siamo quindi efficienti, cioè noi siamo nati digital. Io faccio sempre l'esempio anche delle compagnie aeree, cioè come si pensa che l'Italia possa, per dire, competere a livello di costi con Ryanair quando Alitalia è nata X anni fa con un contesto di mercato di vacche grasse, per dire, quindi c'è una struttura di costi completamente diversa, si assumeva personale, eccetera, eccetera, mentre Ryanair è nata con un obiettivo, col primo obiettivo non era neanche forse viaggiare, era o razionalizzare, cioè ottimizzare il costo e poi pensiamo a viaggiare. La stessa cosa funziona con i business digitali, cioè quando tu anche come banca cerchi di digitalizzarti, per quanto bene tu lo possa fare, stai adattando un modello, non sei nativo su quel tipo di business, come livello come canale di distribuzione, di vendita, di erogazione dei servizi. E quindi questa cosa ci fa essere estremamente scalabili. Noi abbiamo un servizio estremamente specializzato, a partire dai processi interni, estremamente ottimizzato, e fondamentalmente riusciamo a, diciamo, garantire lo stesso servizio, in realtà di qualità superiore, a un costo inferiore rispetto alla banca, su quello è il nostro verticale. E poi siamo partiti con l'ottica di collaborare, probabilmente non con le banche, però perché tendenzialmente è quello che vogliamo costruire, però con le altre fintech. Quando tu mi chiedi che tipo di banca sopravviverà, io credo che sopravviveranno le banche che sono più innovative tendenzialmente, quindi che già hanno iniziato a sperimentare, sia innovative a livello interno, cioè io riesco a sviluppare una tecnologia interna tale per cui ti rendo le user experience più facile, più semplice e mi allineo a quelle che sono un pochettino le tue aspettative nel 2020, perché poi indipendentemente da quello che è il target di mercato, che sia B2C o B2B, anche il B2B, l'imprenditore, prima di essere imprenditore, comunque un consumatore. Quindi adesso è abituato a sentire la musica su Spotify, a guardare i film su Netflix, poi, ma paradossalmente anche a livello di business. Quindi utilizzo il CRM, utilizzo il servizio di fatturazione, dico, la maggior parte di questi sono SaaS, quindi io mi aspetto tendenzialmente lo stesso tipologia di servizio anche alla mia banca. Quando soltanto per aprire un conto in banca devo perdere mezza giornata, per dire, o per attivare qualsiasi servizio devo perdere mezza giornata, effettivamente dico, aspetta, però non me l'aspettavo proprio così.
Quindi le banche che sopravviveranno, secondo me, sono quelle che sapranno adattare il loro servizio e la loro user experience a, diciamo, dei servizi a cui siamo più abituati oggi e che riusciranno ad aprirsi concretamente alla collaborazione con le fintech. Quindi a capire quali sono i miei punti di forza, come dicevi tu, quali sono i servizi che mi rendono di più oggi. Perfetto, forse è il caso che mi concentro su quelli là e cerco di colmare le mie lacune aprendomi a, diciamo, la collaborazione alle fintech. A partire da inizio da metà settembre, al 14 settembre, si è, diciamo che è stata avviata quella è stata chiamata l'era dell'open banking, anche se in realtà è stato un primo passo. Immagino che tu, non so se tu te ne sei occupato della, diciamo, della PSD2 e delle novità dell'open banking, immagino di sì. Adesso addirittura si inizia a parlare di OpenX, quindi come se l'open banking che ancora non è matura, perché siamo partiti da poco, ci sono un sacco di banche che ancora non sono adeguate. Però è un pochettino come la differenza tra dell'e-commerce tra multicanalità e omnicanalità, quindi si va veramente verso il rendere le barriere tra gli istituti finanziari e non solo le terze parti sempre più labili, in maniera tale che appunto ci possa essere uno scambio dei dati per andare a migliorare le performance dei vari servizi. Quindi se vogliamo rimanere sull'esempio che ho fatto prima, cioè sugli assi principali per cercare di essere più competitivi, le banche devono a livello di struttura cercare di andare online, di andare digital tendenzialmente, sia a livello di canali di distribuzione dei propri servizi, ma anche come canali interni. Pensiamo anche alla legacy, cioè le banche soffrono tantissimo dal punto di vista dei sistemi IT, perché hanno dei sistemi proprietari, dei server in-house, perdono tempo, non soltanto dei costi, ma anche dei tempi di manutenzione. Noi, per fare un esempio, gira tutto su AWS, quindi su Amazon Web Service, che è un qualche cosa in cloud, plug and play, scalabile nel momento in cui devi scalare diciamo, sia da un lato, diciamo, sia in positivo che in negativo, la tua capacità, ma soprattutto hai una stabilità, diciamo, una affidabilità del 99,9%, quindi paghi meno, sei più flessibile, tendenzialmente ti puoi concentrare sul tuo business. Dopodiché, diciamo, le banche che riusciranno appunto a sopravvivere, secondo me, sono quelle che riusciranno, per esempio, collaborare anche con le Challenger Bank, per esempio, a livello di raccolta. Cioè, se tu sei particolarmente inefficiente nell'acquisizione dei clienti, quindi un costo di acquisizione dei clienti enorme, che poi il costo di acquisizione dei clienti è la base per vedere se sei profittevole, no? Cioè devi rientrare nel costo di investimento e poi una volta che dopo il payback time, dopo quel tempo, diciamo, che ti serve per rientrare l'investimento, inizi a fare del margine, inizi a fare dei soldi. Se tu banca non sei forte, forse è il caso che piuttosto che combatterle, le Challenger Bank, ti ci associ, ti ci allei e cerchi comunque di trovare, di dare dei servizi alla loro customer base in maniera da poter attingere a quei clienti là, a quelle risorse là, a quei depositi là. Ma anche a livello di, come dicevo prima, di impiego delle risorse, c'è un enorme potenziale che oggi non viene sfruttato. Ci sono delle piattaforme di digital lending che sono estremamente, estremamente performanti, quindi perché? Tra l'altro avrebbero potuto anche aiutare, così come hanno fatto, ma hanno un problema di liquidità in questo periodo del Covid, quando le imprese avevano bisogno di avere liquidità a stretto giro, per quanto la banca non dovesse avere, no, la parte dovesse essere snellita, la parte burocratica ancora aveva dei problemi, perché comunque un pezzo di istruttore lo dovevano fare. Quindi perché non rendere, diciamo, a parità di clienti attuali il servizio dell'investimento più snello, più veloce, abbattere la burocrazia? Potrebbero collaborare con delle startup e con delle piattaforme di digital lending che renderebbero il processo automatizzato e scalabile, perché poi queste piattaforme non è che ci sono poi c'è sempre il controllo manuale magari su alcune pratiche, ma si tratta di algoritmi automatizzati, quindi se a me arrivano 10 richieste o 100 oggi non è che mi cambia tantissimo, fra 48 ore ti do una risposta invece di settimane. O ancora potrebbero utilizzare sempre gli algoritmi delle piattaforme di digital lending anche per avere dei sistemi di credit scoring diverso e più innovativo. Cioè oggi è difficile anche per una startup avere, per esempio, un prestito in Italia, no? È molto più facile per una pizzeria. Sono dei modelli di business tradizionali. Noi come Sistema Italia abbiamo bisogno di innovare e di cambiare un pochettino quello che è la struttura, il tessuto imprenditoriale e i modelli di business. Così come ancora, parlavamo prima dei piccoli investitori, dei piccoli risparmiatori che possono essere anche chiamati investitori, no? Se io banca ho difficoltà effettivamente o non ho una convenienza nel servirli in un certo modo, potrei tranquillamente collaborare con una startup che si occupa di wealth management, che con un prodotto semplice, trasparente, immediato, può dare delle possibilità ulteriori di investimento a questi risparmiatori, che magari piuttosto che tenersi i soldi nel cassetto o nel conto corrente, possono immetterli appunto nell'economia reale.
Quindi questo penso che sia il modo per, quindi diciamo per sintetizzare, andare digital sia a livello di processi interni, quindi cloud, diciamo, stay legacy, IT, infrastruttura, che all'esterno, quindi dare la possibilità di fruire del proprio servizio, le applicazioni, il canale online, che è, diciamo, la collaborazione con le fintech. Ok, hai dato tanti, tanti spunti di riflessione. Questa è una 2 giorni che stiamo vivendo qui su Affari Miei, fatta di tante sfaccettature, nel senso che ci sei tu che parli il linguaggio delle startup, il linguaggio del fintech, però al tempo stesso, per esempio, questo è un trend che ho visto parlando con tutti, ho parlato sia con persone che per esempio si occupano di retail tradizionale, quindi di vendita sostanzialmente di prodotti e servizi tradizionali, sia con esperti del mercato immobiliare. E tutti a vario titolo hanno sempre sostanzialmente manifestato lo stesso leitmotiv, cioè quello di dire ogni settore ha delle, diciamo, lungaggini burocratiche, operative, gestionali che determinano una serie di costi. Questi costi gravano sul business. Chi riesce ad eliminarli vince. Per esempio, mi viene in mente un'altra chiacchierata che ho fatto sul PropTech nel campo immobiliare. E lì il tema è, ok, il mercato immobiliare ha dei problemi, soprattutto in Italia negli ultimi anni, però non è che non ci sono le compravendite, non è che non c'è la gente che lavora e guadagna, è solo che dobbiamo abbassare i costi, dobbiamo abbassare le latenze temporali per aumentare i margini, perché se riusciamo a fare questo, allora magari le cose possono funzionare, non è che non c'è più il mercato, così anche come sul mercato bancario, è vero che ci sono dei problemi, ma non è che non c'è più un mercato di persone, la gente avrà sempre bisogno delle banche. Su questo in realtà hai anticipato un po' quello che era anche qui la terza domanda che volevo porti, perché appunto ti volevo dire da utente e imprenditore che ha sempre lavorato online, io sono abituato a fare tutto in cloud, tutto con sistemi scalabili, tutto con dei software as a service, a partire dal CRM che utilizzo per mandare le mail. La stessa Academy di Affari Miei utilizza un SaaS, una piattaforma che si chiama Thinkific, dove appunto io pago un abbonamento a seconda dei servizi, a seconda delle cose, non posseggo nulla di mia proprietà se non lo stesso ufficio della mia azienda, per esempio, non ho l'ufficio fisico mio in affitto, ma sono all'interno di uno stabile che si chiama Regus, che ti affitta tutto l'ufficio già arredato, già sistemato. Perché? Perché io ho iniziato a fare business così. Nella mia testa, da consumatore, oltre che da imprenditore e investitore, mi sono sempre chiesto: ma perché le banche non devono diventare così, visto che sono abituato a vivere in questo mondo? Quindi forse la domanda è un po' retorica, ma è: posso aspettarmi tra 5, 6, 7 anni che la mia user experience bancaria sarà esattamente come ce l'ho oggi con PayPal, come ce l'ho oggi con Netflix, come ce l'ho oggi con GetResponse o ActiveCampaign quando mando le mail? Sì, più che altro perché, come dicevamo, per le banche che non faranno questo step, fondamentalmente non saranno probabilmente più sul mercato. E questo è qualcosa che mi trova particolarmente familiar, tra virgolette, nel senso che noi è quello esattamente che abbiamo messo in atto fin dall'inizio. Cioè, per dirti, no? Cioè, banalmente, come dicevi tu dici io pago a seconda dell'utilizzo. Cioè, un po' plug and play, già per attivare il servizio lo faccio facilmente, no? Basta un computer, una connessione e parto. Dopodiché, questo mese ho un bisogno X, e allora compro tot funzionalità, per dire, no? Se il mese prossimo ho bisogno di più funzionalità, o anche di meno, cioè posso banalmente andare a modulare il tipo di piani, il tipo di servizio in base alle mie esigenze, che è esattamente quello che puoi fare con un conto, per esempio, anche se prendi un piano di 29 o di 99, puoi per un mese decidere di scendere o di salire, così come vuoi. Ed è un pochettino la flessibilità, cioè la user experience non è soltanto il faccio una determinata cosa in maniera più semplice e anche ho più flessibilità, quella è una user experience. Se io da imprenditore decido un mese voglio pagare di meno perché quel servizio non mi serve, questo mi dà una grandissima libertà, anche perché noi in questo momento stiamo concentrandoci sulle banche, no? Però pensa tu, con tutti i servizi che stai utilizzando tu, no? Se tu per ogni servizio fossi vincolato, per esempio, per un anno a pagare X o avere una rigidità a livello di pricing, io immagino che comunque potrebbe essere un problema, no? Magari c'è un mese in cui si lavora di meno per N motivi, o magari un cliente mi paga dopo, non lo so, in cui io ho bisogno di usufruire meno di quei 5-6 servizi, è una cosa che io posso diminuire anche il pricing di conseguenza, una cosa che mi trovo con dei costi fissi di fatto, no? Cioè proprio a livello di scalabilità e di modello di business, tutti i servizi devono andare in quella direzione, tutti, dall'entertainment ai servizi business e le banche comunque e le banche ci stanno andando. Quindi sì, mi aspetto che fra un poco tutti i servizi o
diciamo, i principali servizi di banking, soprattutto i servizi diciamo, associati al conto, siano i servizi del tipo software as a service. Sì, ma del resto siamo, voglio dire, siamo in quest'epoca qui storica che funziona esattamente così. Per esempio, chi mi segue lo sa bene, faccio un esempio che non c'entra col banking, però io non ho l'automobile, compio 30 anni quest'anno, non ho mai immatricolato un'automobile a mio nome, perché io vivo a Torino ci sono dei servizi di car sharing, io con lo smartphone prendo l'automobile quando mi serve. Nei periodi del lockdown, ovviamente non uscendo, non ho speso un euro per l'automobile, non avevo rate, noleggi, parcheggi, danni, altre cose. Quando vado in vacanza, vado all'aeroporto, diciamo, o nella stazione, insomma, più vicina dove vado, e noleggio. Quindi, voglio dire, siamo un po' in quest'epoca qua, e del resto basta che anche da investitori guardiamo quali sono le aziende più grandi. Hai citato il cloud di Amazon, in realtà il cloud di Amazon è quello che fa fare i soldi veri ad Amazon, o comunque gli ha permesso di fare tanti soldi negli anni. Non sono di certo le cinesate che vengono vendute tutti i giorni, ma poi soprattutto sul cloud di Amazon in realtà poggiano tante aziende e tante startup. Anche voi state, cioè, poggiate lì, perché voglio dire, è tutta l'economia che sta andando in questo senso. Quindi voglio dire, in realtà già prima che ci sentivamo sapevo che saremmo stati allineati, insomma, però è molto utile questo anche quando noi di affari miei, insomma, quindi parlo un po' a chi ci segue, ci approcciamo ai servizi bancari in generale. Io dico sempre alle persone che mi seguono, fatti sempre una domanda di come guadagna il tuo fornitore, perché se una cosa è gratis molto spesso, il prodotto sei tu, o ti stanno fregando in qualche altro modo. Se insistono tanto, io per esempio lo spiego sulla consulenza, è perché te la fanno gratis, è perché probabilmente ti stanno vendendo qualche altra cosa. Se ti dicono ti do il conto a zero spese, come le tariffe telefoniche, ti do la tariffa 4,99, 5,99, poi alla fine in qualche modo sempre se li prendono. Quindi io preferisco anche lì, ma anche nel banking è sempre stato il mio sogno, preferisco avere una banca che, quanto ti devo dare al mese? So che questo è il mio abbonamento, non mi, tra virgolette, freghi in un altro modo, cioè non mi devi vendere altre cose, so esattamente come guadagni, mi sta benissimo, e il servizio va bene, perché se tu ottimizzi per fare tutto quello, se tu ottimizzi per garantirmi quel processo e quel prezzo, tu hai margini, fai guadagnare i tuoi investitori, guadagni tu, paghi bene le persone che lavorano per te, che quando le telefonano non mi mandano a quel paese o mi rispondono male via mail perché sono contente e sono in un bel ambiente, visto che avete pubblicato una foto qualche giorno fa. Non ti rispondono proprio. Esatto, visto che avete pubblicato una foto qualche giorno fa, che siete un bel team giovane, insomma, quindi il contesto di conto, immagino che sia anche un bel contesto da vivere per chi ci lavora, magari non è il contesto ingessato, ingrigito delle vecchie banche italiane, che vai lì, che purtroppo a volte succede, perché vai lì, si odiano da uno sportello all'altro, perché c'è quello che aspetta il trasferimento da tanti anni, però non lo passano avanti perché la banca sta licenziando, perché sta tagliando il personale, cioè, insomma, tutto questo poi ha delle ripercussioni, secondo me, anche sul piano dell'ambiente lavorativo, che a sua volta ha delle ripercussioni sulla qualità del servizio che ottengo. Quindi quando vedo un ambiente che stenda come cliente, preferisco un ambiente che sia più chiaro, perché mediamente funziona anche meglio, ecco. Allora, faccio alcuni commenti, diciamo, a corollario di tutto questo che stai dicendo. Allora, innanzitutto, io ovviamente parlo per conto, perché la mia azienda è l'azienda di cui ho responsabilità in Italia. Una cosa che tengo a precisare è che noi, proprio perché puntiamo sulla qualità e facciamo risparmiare tanto tempo ogni giorno alle aziende, ai nostri clienti, che per noi non sono clienti, non dico sono famiglia, perché poi, diciamo, diventerebbe un po' una retorica, però è come una community per noi, cioè noi siamo molto customer centrici, cioè noi mettiamo, in realtà Alex e Steve l'hanno fatto proprio dai tempi del lancio, loro non è che hanno detto, nonostante l'avessero vissuto sulla loro pelle, non è che loro hanno detto che dobbiamo fare la banca che faccia questo, quindi cosa e il come lo decidiamo noi, no. Prendiamo gli imprenditori, un centinaio di imprenditori, li mettiamo al centro, cerchiamo di capire cosa fanno oggi, come le fanno le cose, per capire come potremmo ottimizzare il servizio. La nostra vera value proposition è quella di far risparmiare del tempo, che è il principale asset che abbiamo tutti oggi a disposizione, o meglio che non abbiamo, che vorremmo avere. Quindi noi facciamo pagare il nostro servizio, ma perché? Perché è un servizio di qualità,
cioè facciamo pagare nel senso che non abbiamo dei piani gratis, come dicevamo prima, ma non è un discorso semplicemente di mero, diciamo, attaccamento al denaro, è proprio un discorso di struttura. Come dicevo prima, ci sono degli istituti di credito italiani che sono partiti con un modello super virtuoso, che andava tutto bene, un customer service super reattivo a costo zero, e oggi, dopo qualche anno, questa cosa non la possono fare più, semplicemente perché non ci stanno più dentro con i costi. Quindi noi, che conosciamo molto bene il settore, quello che possiamo, diciamo, quello che possiamo raggiungere, come funziona il nostro business e i nostri processi interni, abbiamo fin da subito messo un costo, ma l'importante è che A, sia chiaro che il costo lo mettiamo per un discorso di costo di struttura. Quindi se tu vuoi una risposta così come te la diamo noi, in una media di 15 minuti, io per te in 15 minuti non uso dei bot, uso delle persone, quindi è normale che devo avere una struttura, no? Se tu vuoi avere un prodotto che ha sempre delle novità, no? Quindi delle nuove funzionalità che tu possa utilizzare, ho bisogno di un team tech che è completamente interno per fare in modo di sviluppare queste funzionalità. La cosa più importante però è che io sia trasparente, cioè che io ti dica, allora, io ti faccio la X, questa è la lista di funzionalità che tu hai, e una cosa che noi abbiamo fatto per esempio in più, che è stata molto apprezzata in realtà, posto che comunque è stato complicato perché con le banche italiane tu quanto paghi? Se io chiedo a 10 persone quanto paghi il tuo conto business, nessuno lo sa. O tutti pensano di pagare X e invece pagano Y. Lo scopo è finale. Sono 2.000 commissioni nascoste. Se vai a vedere i fogli informativi non li puoi paragonare, non c'è uno standard. In più, se tu ci fai caso, se tu vai a prendere, immagino che come imprenditore tu avrai anche più di un conto. Quindi se tu vai in uno di un'altra banca tradizionale, istituto di credito, vedrai nel foglio informativo che non contiene tutte le voci di costo, quindi non solo è lungo e dispersivo, in più non è nemmeno esaustivo. Quindi ci abbiamo provato. Quello che abbiamo fatto noi è, abbiamo fatto dei controlli sul nostro sito dove diciamo, perfetto, facciamo finta che tu hai questo profilo o quest'altro profilo di utilizzo, questo è quanto paghi con conto, quanto pagheresti con conto, e questo quanto pagheresti con questi altri 4-5 conti business. Ovviamente prendi i conti principali, no? Quelli più blasonati in Italia. Cioè noi cerchiamo sempre di dire questo è il servizio che ti offriamo, e quello che dico sempre al mio team di sales, perché noi abbiamo anche un team di business development di ragazzi che si occupano di rispondere alle richieste che c'erano sul nostro sito perché c'è la possibilità di parlare con un commerciale, la prima cosa che insegniamo è: se le esigenze dell'azienda non matchano col prodotto che stiamo dando noi, voi non è che non siete obbligati a vendere, non dovete vendere, perché poi comunque un cliente insoddisfatto fondamentalmente ciorma, quindi smetti di utilizzare il servizio, magari diciamo ne parla anche male, posto che è eticamente scorretto. Mariano, servizi di investimento. Mariano, ti ho perso per un secondo. Hai avuto un caso di connessione? Sì, dicevi, ne parla anche male? Allora mi hai perso un bel po' di tempo fa. No, vabbè, il cliente non soddisfatto fondamentalmente, come tu sai, è molto più semplice che un cliente insoddisfatto parli del servizio che hai ricevuto piuttosto che un cliente soddisfatto parli bene di quel determinato servizio. Quindi diciamo il passaparola soddisfatto. Ma indipendentemente da questo c'è anche un discorso etico, ovviamente. Noi dobbiamo, il nostro obiettivo è di fare contente i nostri clienti, non di vendere necessariamente qualche cosa anche per un tema di sostenibilità. E stavo facendo un pochettino il parallelismo con quando mi hai detto poco fa che le banche devono per forza piazzare dei pacchetti o dei prodotti di investimento ai risparmiatori, perché è diciamo l'unico verticale di business che gli frutta o che comunque funziona abbastanza bene. Non penso sia così, non so se sia così, però fondamentalmente non è la nostra filosofia. Sì, lo so benissimo, perché praticamente l'Academy di Affari Miei si fonda su clienti insoddisfatti per il mondo bancario, quindi praticamente la formazione che do 9 volte su 10 i miei studenti avanzati o i clienti che poi si abbonano a Fast Investments Planner, che è uno dei nostri servizi, sono persone deluse dalla gestione dei risparmi tramite il mondo bancario tradizionale, quindi lo so benissimo, e mi trovo tra l'altro sulle indicazioni che ha dato il tuo team. Nel mio piccolo, ovviamente gestisco un team molto più piccolo, ma la cosa che dico sempre al team che risponde alle mail quando c'è qualche cliente che si avvicina ad Affari Miei è quello di dire: se si presenta questo pattern di situazionale, dove ci rendiamo conto che la persona non è idonea, piuttosto rinunciamo a prendere quel cliente anche noi, voglio dire. Ma perché se non siamo in grado di soddisfarlo, andrà ovunque online a parlare male. Tu sai che ovviamente la reputazione è una cosa importantissima, oltre che voglio dire ci danneggiamo anche le persone, quindi non è giusto. Se noi non possiamo aiutare una persona, semplicemente gli diciamo non è il caso, ecco, non possiamo farlo.
Per un tema di completezza, giusto, immagino che ci siano anche degli imprenditori, degli start-up che ti seguono, dico, avrei un'audience abbastanza variegata, dato che a volte mi chiamano a parlare per dare dei consigli alle start-up o a degli imprenditori, vorrei essere chiaro che noi cerchiamo di semplificare qua determinate situazioni, no? Però è ovvio che bisogna anche, nel momento in cui arriva un cliente che io oggi non posso servire, è anche importante avere un CRM all'interno del quale magari traccio qual è la funzionalità che io oggi non ho per quel cliente là, e poi quando lo vado a sviluppare lo avviso quel cliente. Quindi a livello di business è anche importante sapere appunto stoccare i dati e trattarli in qualche modo. Sì, vabbè, infatti è importantissimo come cosa e gran parte anche i nostri sviluppi in realtà seguono poi i feedback che ci danno i clienti, quindi la fortuna di parlare ogni giorno, avere un team focalizzato proprio nel parlare con i clienti che magari non è che li respinge o li guarda dall'alto verso in basso come si faceva una volta, è anche un modo per migliorarsi ed evolversi costantemente. Mariano, io non avrei altre domande da farti e come ultima cosa, insomma, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per le informazioni che sono molto utili per chi ci segue. Come sai, ho un'audience molto variegata, sia di imprenditori, investitori o comunque persone che utilizzano ogni giorno i servizi bancari. Quindi il tuo parere è stato veramente molto utile per analizzare, insomma, la situazione di questo mondo che ci piaccia o no, ci riguarda perché tutti abbiamo a che fare con le banche ogni giorno. Quindi grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te per l'invito, è sempre insomma un piacere riuscire a scambiare 4 chiacchiere. Ok, niente, ti ringrazio e ti saluto. Ovviamente invito chi ci sta seguendo a continuare con i prossimi interventi. Noi ci sentiamo presto. Ciao. Ciao Davide.